La bellezza salverà il mondo, ha detto, lo troviamo in un romanzo famoso, un personaggio molto innocente pronuncia questa frase. La bellezza salverà il mondo. Non sentono in fondo. Ah, non sentono. La bellezza salverà il mondo. Beh, qui stiamo vivendo veramente un momento di bellezza, di gioia, di allegria, che nasce da che cosa? Nasce da una disponibilità all'incontro e all'accoglienza delle diversità. La bellezza nasce sempre dall'incontro di diversità. Qui abbiamo un bellissimo incontro di diverse culture, di diversi modi di essere uomini, di esprimere l'umanità su un qualcosa che sentiamo appartenere a tutti: la bellezza, l'amore, la gioia, l'allegria, il pianto, il dolore. Ascolto. Per poter cogliere la bellezza, per poter entrare in comunicazione, bisogna entrare in una condizione di ascolto. E l'ascolto richiede silenzio. Un silenzio che dobbiamo fare, in primo luogo, dentro di noi. Quando ho visto le opere di Paul, la cosa che più mi ha colpito è stata questa: la non prevaricazione. Paul è un uomo che di fronte alla natura rimane in assoluto silenzio e ascolto, senza alcuna intenzione di prevaricazione, di dominio. Non vuole imporre il suo sguardo al bosco, ma vuole che il bosco entri in lui. E nei suoi quadri troviamo proprio questo. Troviamo la luce, troviamo l'ombra, troviamo la voce del bosco. È il bosco che ci parla. Ma possiamo farlo proprio perché rinunciamo alla nostra pretesa di prevaricare. La lezione di Paul non è soltanto una lezione di... non è soltanto pittura, non è soltanto grande pittura. Per me è anche una lezione etica, è una lezione di vita. Per questo nella presentazione io ho detto, l'ho intitolata la pittura... ricordo più, scusate, di devota, scusate, ha un atteggiamento di devozione nei confronti della natura. Non prevaricare è fondamentale e, ahimè, ognuno di noi deve chiedersi se riusciamo a farlo o quante volte il nostro atteggiamento è invece un atteggiamento di prevaricazione, di voler far sentire la nostra voce, il nostro punto di vista, ma di non essere assolutamente disponibili a sentire l'altro punto di vista, l'altra prospettiva, la voce che viene da un qualcos'altro, una voce diversa da noi. Ciò che mi colpisce, se poi voi vedrete i quadri, insomma, le parole sono, diceva un pittore, insomma, non servono parole, insomma, ognuno ha gli occhi per vedere, insomma. Io sto facendo un po' qui la parte del cretino, per essere chiaro, ognuno di voi vedrà, insomma, le mie parole sono anche un qualcosa di superbo. Ma la cosa appunto che colpisce è che Paul lascia il bosco intatto, integro, anzi cerca nel bosco proprio le parti più integre, più come se in queste parti non contaminate dalla presenza dell'uomo si possa trovare il segreto, l'enigma, il mistero.
Detto questo, mi sembra di aver detto già troppo e credo che si debba dare, insomma, un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno portato un pittore come Paul qui attraverso. Grazie.